I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Dall'occhio al palato. Ma come nasce un'idea di successo? La nostra storia comincia a Londra, ma si realizza qua, a Roma, nel cuore del quartiere San Giovanni, in via Cesena, al numero 30, dove c'è il laboratorio di Paola Azzolina, giovane designer dal cuore dolcissimo. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why mine hair, I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now, you'd every cause to doubt me, mine hair. Bye bye, mine never hair, I'll be done in mine hair, was for so good. Questo che apparentemente sembra qualcosa a metà tra un negozio di belle arti, un negozio di giocattoli, un negozio di designer, in realtà che cos'è? Questo in realtà è il nostro piccolo mondo e racchiude tutta una serie di possibilità, quali per i nostri clienti venire ad acquistare direttamente dei prodotti confezionati, quindi delle torte che noi facciamo su ordinazione, avendo il laboratorio, e poi ci sono tutta una serie di articoli che possono supportare il lavoro della decorazione con la pasta di zucchero. Tra le altre cose c'è anche una piccola scuola qui all'interno che permette di invitare qualcuno per poter imparare a gestire bene questi prodotti di design, di zucchero. Come ci sei arrivata? Come ti è venuto in mente di mettere in piedi un'attività del genere? E diciamo che è stata una scelta abbastanza azzardata, anche un po' coraggiosa, soprattutto visto il mio trascorso lavorativo. Sono un ex consulente finanziario, ho avuto fino ai 26-27 anni tutt'altro tipo di attività, quindi poi mi sono avvicinata al discorso delle torte un po' per gioco, un po' come fanno tutti, e pian piano ne è diventata poi assolutamente una professione. Anche l'idea di aprire il negozio è stato uno dei primi punti in Italia così complesso che racchiude tutte queste attività proprio per cercare di dare un input nuovo, una cosa un po' più creativa, soprattutto un po' più femminile a quello che era l'attività precedente. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Questo è un salottino nel quale le clienti possono accomodarsi e avere uno scambio di idee anche con te. Come suggerisci qual è il dolce più adatto a un evento, a un'occasione? Allora, questo è un salottino dove si accomodano i nostri clienti in generale ed è un'occasione per rilassarsi un attimo, magari prendendo un tè o un caffè e chiacchierando un po' rispetto a quello che sono le idee. Quindi c'è uno scambio di idee, di informazioni, una chiacchierata che poi porta alla realizzazione di un disegno che poi sarà in realtà il progetto della torta da realizzare. Tu oggi qui formi, e tu invece come ti sei formata? Ho frequentato dei corsi fuori, chiaramente in Inghilterra, perché tutto nasce da lì. Diciamo, questa è una cosa abbastanza estera come provenienza, no? Quindi inglese, Stati Uniti, Inghilterra, Stati Uniti. La mia scelta però si è orientata verso l'Inghilterra, anche proprio per una tipologia di approcci anche alla parte alimentare, no? Che è molto più simile alla nostra, comunque in qualche maniera si subisce l'influenza della comunità europea, che poi automaticamente subiamo anche noi con quello che sono le discipline sanitarie, a differenza dell'America, che è veramente abbastanza distante da noi in questo senso. Domanda d'obbligo: che cosa però ti sei portata dietro delle tue radici siciliane? Diciamo tutta una serie di accostamenti e abbinamenti di sapori da proporre all'interno delle torte, di queste decorazioni, no? Utilizzo parecchio dei sapori abbastanza forti,
dei sapori abbastanza importanti, quale può essere il cioccolato con il pistacchio, la cannella, molto caffè, l'uvetta e il mandarino, dei sapori un po' particolari. Questo sicuramente è il sapore della mia terra, e accostati poi a quello che invece sono delle tecniche di decorazione comunque molto zuccherine, che in realtà si discostano un po' dalla classica cultura del dolce siciliana, anche se da noi ci sono tutte quelle preparazioni in marzapane che vagamente ricordano queste torte. Un consiglio per chi volesse intraprendere questo tipo di lavoro? Frequentare qualche corso e rendersi conto di quello che sono le proprie caratteristiche, no? Perché poi pian piano c'è sempre la possibilità di scoprire se si è più portati per la realizzazione magari di fiori di zucchero piuttosto che del modeling o altro genere di prodotti, quindi trovare la propria strada, poi puntare su quello perché diventa molto più semplice lavorarci su, e poi capire qual è la strada da intraprendere, che può essere un bar piuttosto che una sala da tè piuttosto che un negozio come questo. È un lavoro che ancora si può fare in questo paese? È un lavoro che si può fare in questo paese perché in realtà è una moda che esiste già da un po', ma che negli ultimi 2 anni sta avendo un grande boom. È un lavoro che probabilmente si può fare tenendo presente che le scelte per fare questo lavoro sono 2. Farlo in maniera veloce per se stessi o per la famiglia, oppure se si vuole intraprendere come vera e propria attività, comunque farsi carico di responsabilità, quali quelli di un negozio, un laboratorio, eccetera, e può dare le proprie soddisfazioni, bisogna semplicemente lavorarci tanto dietro. Senti, io sono rimasta ferma e incuriosita alla tua precedente attività, sì, di consulente finanziario. Come è maturata l'idea di lasciare quel tipo di attività e appunto fare un salto così grande come quello di dedicarsi invece alla pasticceria? È iniziato tutto facendo una torta per mio diletto personale, perché comunque facendo un viaggio in Inghilterra ho avuto modo di trovare per la prima volta questo genere di torte, di vederle in un'occasione di un ricevimento al quale ero stata invitata, chiaramente fatta con un gusto estetico tipicamente inglese, e rimasi incuriosita da queste tecniche, quindi poi rientrata qui ebbi intenzione di cominciare a preparare qualcosa per la famiglia più che altro, non per chissà quale altro motivo. Pian piano quest'arte ha cominciato in qualche maniera a coinvolgermi, no? E a darmi diverse soddisfazioni, finché pian pianino, un po' stanca da quello che era il settore finanziario, e sono d'accordo quando si dice che purtroppo dipende parecchio anche dalla finanza questa nostra crisi in questo periodo, no? Perché comunque sono stata nel trascorso occupandomi proprio di mutui, cessioni del quinto, finanziamenti, c'è stato un periodo veramente molto aggressivo da parte del mercato in cui ero. E un po' stanca da quello e abbastanza incuriosita da quest'altro, poi a un certo punto ho deciso di fare una scelta radicale, provarci. Poi dentro di me mi sono detta, vabbè, questa età posso anche provare a rischiare, no? Male che vada si ricomincia da capo. Di sicuro è più gratificante e più consolatorio anche per i tuoi clienti. Sicuramente, anche se devo dire la verità sono rimasta legata con diversi clienti, quindi ancora tuttora qualcuno quando deve cambiare il mutuo, fare le modifiche ai piani di acquisto delle case, comunque passa sempre a trovarmi, magari con l'occasione fa anche una torta. Veniamo agli ingredienti di questa storia di successo. Innanzitutto, passione e creatività. Una buona formazione. Tanto lavoro. E infine una buona dose di coraggio e un pizzico di follia, che non guastano mai. Thank you.
courts. I see the people in my town, and I say, hey brother, what's going down? I say, hey brother,